Passerei ora la parola al dottor Magde Cristiano Allan. Penso che non abbia bisogno di molte presentazioni perché è conosciutissimo sia per la sua autorevolezza culturale, è giornalista, editorialista, ha scritto numerosi libri e anche europarlamentare, ma anche un po' per quello che abbiamo potuto vedere e conoscere anche della sua vita personale. Tutti penso che abbiamo negli occhi e nella memoria, con toni di grande affetto e di grande comunione e solidarietà, la sera che il Magde Allan ha ricevuto il battesimo cristiano da Sua Santità Benedetto XVI. E lo abbiamo invitato per una, gli organizzatori l'hanno invitato con questa specificità. È uomo ovviamente di grande cultura, di notevole capacità comunicativa e ha dietro le spalle, nella sua vita, un vissuto di appartenenza per motivi personali, familiari, che ci permette di vedere e di capire con una sorta di contrasto, no? Tra colori diversi, quali sono le caratteristiche della famiglia cristiana e cattolica in un contesto culturale in cui ci sono altre tradizioni di tipo familiare e quindi anche altri modi di intendere e di vivere la famiglia. E colgo l'occasione anche a nome degli organizzatori per ringraziarlo per la sua venuta qui fra di noi. Grazie. Grazie Massimo. Credo che Zapatero e David Cameron sono sulla buona strada. Tra un po' riusciranno a eguagliare il modello islamico che consente oggi di ripudiare la moglie anche attraverso un SMS. E sicuramente questo è molto più veloce. Io vorrei partire da una copertina pubblicata dal settimanale americano Time Magazine l'8 marzo del 2010. Si vede un mappamondo senza l'Europa. Hanno tolto l'Europa dal mappamondo e nell'inchiesta interna ci spiegano che dal raffronto dei dati demografici ed economici dell'Europa dello scorso secolo e dell'Europa odierna si evidenzia una curva discendente che, secondo gli esperti interpellati, non è più recuperabile. L'Europa è la zona del mondo che ha più basso tasso di natalità. E il crollo della natalità corrisponde alla scomparsa di una nazione e di una civiltà. In Italia siamo ben piazzati perché abbiamo uno dei più bassi tassi di natalità in Europa. Il tasso di fecondità medio è dell'1,34% rispetto al 2,1% necessario per realizzare l'equilibrio demografico, che si traduce nella capacità di due genitori di tramandare alla generazione successiva due figli. Non è certamente il caso dell'Associazione delle Famiglie Numerose Cattoliche e ringrazio l'amico Gianni e Cristina Marchetti per avermi invitato, ma la realtà degli italiani e degli europei è sostanzialmente diversa. Noi oggi dobbiamo avere la capacità di guardare dall'alto l'insieme del quadro che abbiamo di fronte, rappresentarlo correttamente, valutarlo anche criticamente e soprattutto individuare una proposta che ci consenta di risalire la china, di riscattare la nostra umanità e di impedire il tracollo
il suicidio della nostra civiltà. Storicamente, la scomparsa degli imperi e la fine delle civiltà hanno sempre avuto origine da un calo demografico. Se si studia la realtà dell'impero romano, si scopre come proprio l'inizio del calo demografico ha contrassegnato la presenza di una società sempre più edonistica, dove il materialismo e il consumismo rappresentavano i parametri fondamentali, dove si investiva nella dimensione dell'avere, dell'apparire, e veniva sempre meno la dimensione dell'essere, dove la cultura predominante era quella dei diritti e delle libertà, e veniva sempre meno la cultura dei doveri e delle regole, e dove pertanto la persona veniva spogliata dei valori non negoziabili alla dignità, alla libertà di scelta, e ridotta sostanzialmente a cosa, e dove la qualità della vita veniva trasferita in una dimensione quantitativa, per cui ad esempio a pareggiare il calo demografico della popolazione autoctona sopperiva la crescita dell'emigrazione da parte delle altre sponde del Mediterraneo, a cui era stata data piena cittadinanza, ma dove la dimensione quantitativa non corrispondeva al livello qualitativo. Oggi in Italia e in Europa questa realtà la ritroviamo in termini sostanzialmente simili. Sento ad esempio tra i fautori del relativismo dire: che problema c'è se gli italiani fanno meno figli? Apriamo le nostre frontiere, accogliamo chi sull'altra sponda del Mediterraneo ha una situazione esattamente inversa, quelle popolazioni al 70% sono giovani con meno di 30 anni, e in questo modo pareggiamo la bilancia demografica. Si ritiene quindi di poter sopperire con una dimensione quantitativa al fatto che noi italiani facciamo figli in misura decisamente inferiore rispetto a quello che servirebbe per salvaguardare la nostra nazione e la nostra civiltà. Evidentemente non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa se la maggioranza della popolazione italiana si sente parte di una civiltà che ha radici giudaico-cristiane, che ha valori non negoziabili che si ispirano al cristianesimo, se ha una identità è certa e se corrisponde tutto ciò a delle regole fondanti di una civile convivenza, o se invece la percentuale degli immigrati provenienti da altre realtà con religioni diverse, con culture diverse, lingue diverse e anche con valori sostanzialmente diversi, perché se noi, e questo è una delle conseguenze deleterie del relativismo, e non è un caso che Sua Santità Benedetto XVI reiteratamente
prenda posizione contro quella che correttamente definisce la dittatura del relativismo. Il relativismo oggi è il male principale da cui dobbiamo riscattarci. È una ideologia nel momento in cui ci sottrae l'uso della ragione, ci dice che non dobbiamo fare riferimento a parametri valutativi e critici, che non dobbiamo entrare nel merito dei contenuti, perché a prioristicamente, ed è questa la dimensione ideologica, dobbiamo mettere sullo stesso piano tutte le religioni, tutte le culture, tutti i valori, tutti i concetti. Il relativismo finisce pertanto per privarci della nozione stessa di verità. Ci dice che non esiste la verità, che tutt'al più ciascuno può essere portatore di una verità, ma che tutte le verità sono pari, quindi non esiste la verità. La conseguenza è che noi non sappiamo più chi siamo, non abbiamo più la certezza di chi siamo, ci concepiamo come se fossimo una sorta di landa deserta, senza la certezza delle nostre radici, della nostra fede, della nostra identità, dei nostri valori non negoziabili, della nostra civiltà, e diventiamo incapaci di affermare e di far rispettare delle regole che garantiscono da un lato tutti senza discriminare nessuno, ma dall'altro devono vincolare tutti senza alcuna eccezione. L'assenza di questa certezza ci porta a concepire il rapporto con il prossimo come un semplice accondiscendere alle istanze del prossimo senza curarci delle conseguenze nel nostro vissuto, nella nostra quotidianità. Ed è su queste basi che in Europa si è affermato un modello di convivenza noto come il multiculturalismo, dove il governo della pluralità etnica, culturale, linguistica, confessionale avviene limitandoci a elargire a piene mani diritti e libertà senza chiedere in cambio temperanza dei doveri e il rispetto delle regole. Il multiculturalismo finisce pertanto per disgregare il tessuto sociale, anche fisicamente con la presenza nelle nostre città di ghetti al cui interno persone che provengono prevalentemente da dalle stesse aree geografiche, con la stessa religione, la stessa cultura, la stessa lingua, percepiscono se stesse non solo come distinte, ma talvolta anche come contrapposte alla società di accoglienza. E anche qui a Brescia sta emergendo una realtà che ha questo tipo di connotazione. Bene, questo come incide nella realtà della famiglia, della società, della convivenza? Se noi non abbiamo più la certezza di chi siamo, finiamo per concepire la civiltà essenzialmente sulla base di parametri quantitativi. Immaginiamo che la civiltà sia semplicemente la sommatoria delle istanze di coloro che giorno dopo giorno arrivano in questo nostro spazio fisico, piantano la loro tenda e dettano le loro condizioni. E dove noi
ci comportiamo come se fossimo una landa deserta e riteniamo che tutte le istanze debbano essere considerate pari e sommate. Qual è il risultato? È che, ad esempio, dei tribunali in Europa, è successo in Germania e in Spagna, hanno emesso delle sentenze nei confronti di mariti islamici violenti nei confronti delle loro mogli, concedendo delle attenuanti perché nel Corano si legittima il fatto che il marito possa picchiare la moglie, e ritenendo che il riferimento coranico debba essere preso in considerazione perché fa parte della specificità di quella religione e di quella cultura. È del tutto evidente che se noi perdiamo la certezza dei valori non negoziabili, così come correttamente li definisce Benedetto XVI, noi siamo persi. La sacralità della vita, la dignità della persona, a partire dalla pari dignità tra uomo e donna, la libertà di scelta, a partire dalla libertà religiosa, la libertà educativa. Se non abbiamo la certezza di questi valori non negoziabili, si disgrega la nostra civiltà e finiamo per perdere la nostra umanità, l'ABC della nostra umanità. L'Europa è una realtà emblematica a riguardo. Prima l'Assemblea del Consiglio d'Europa e poi l'Unione Europea hanno fatto proprie delle risoluzioni in cui ci spiegano che la società non si contraddistingue più per la presenza dell'uomo e della donna, ma deve declinarsi sulla base dell'orientamento sessuale. E hanno individuato 5 categorie di orientamento sessuale su cui noi dovremmo d'ora in poi definire la società, e dove pertanto parlare di famiglia naturale è tabù, perché è discriminante nei confronti di una coppia formata da persone dello stesso sesso, che deve avere pari dignità rispetto alla famiglia naturale. Ecco perché, se noi vogliamo affrontare seriamente la questione della famiglia in Italia e in Europa, non possiamo prescindere dal quadro globale in cui noi oggi siamo calati. Ed è un quadro che evidenzia la perdita dei valori non negoziabili su cui si fonda la nostra umanità e che corrispondano ai pilastri della fede cristiana. Bisogna partire da questa realtà, ed è per questo che ritengo che oggi, in un contesto in cui la globalizzazione che ci racchiude e che lo è solo nella sua dimensione materiale, perché di fatto sono globalizzate le borse, le finanze, le economie, il commercio, le tecnologie, ma non sono globalizzati i valori non negoziabili, non sono globalizzati i diritti fondamentali della persona, non sono globalizzate quelle norme che sono alla base della democrazia sostanziale, che non si esaurisce e non si sostanzia nel rito delle elezioni, non sono globalizzati quei principi giuridici che sono alla base dello Stato di diritto. C'è una discrepanza profonda tra la materialità che è globalizzata e l'assenza della globalizzazione, della spiritualità, della modernità, e l'Europa è particolarmente vulnerabile perché purtroppo
a dispetto dell'auspicio dei tre grandi padri nobili dell'idea dell'Europa, Schuman, Adenauer e De Gasperi, questa è l'Europa dell'euro, ma è un'Europa senza anima, è un'Europa che si vergogna delle proprie radici giudaico-cristiane, che svende i valori non negoziabili, che tradisce la propria identità cristiana. E se noi non saremo in grado di avere chiaro questa realtà, di saperla valutare criticamente e subito dopo di poter elaborare una proposta che metta al centro la persona come depositaria di valori non negoziabili alla vita, alla dignità e alla libertà, su cui promuovere una riforma etica della cultura politica, affinché la politica sia autenticamente servizio della collettività e non accaparramento del potere, costi quel che costi. Un nuovo modello di sviluppo che metta al centro il libero imprenditore. In Italia il 97% della realtà imprenditoriale è formata da micro, piccoli e medi imprenditori che vanno sostenuti perché si fondano sulla famiglia naturale. Sostenere questa realtà significa sostenere la famiglia naturale, perseguendo il bene comune. È un nuovo modello di società in cui l'investimento principale sia nella promozione della cultura della vita. Dobbiamo assumere la consapevolezza che oggi la vera emergenza è la famiglia, è la natalità, sostenere la maternità, la natalità, la famiglia naturale affinché sia messa nella condizione di poter generare nuova vita, sostenere i giovani attraverso una educazione che raccordi la conoscenza e i valori con la prospettiva di un inserimento concreto nel mondo del lavoro e far sì che questo insieme rappresenti il programma con cui noi vogliamo realisticamente cambiare le sorti, invertire la rotta dell'Italia e dell'Europa. Grazie.